Allora, buonasera a tutti e benvenuti alla 19ª edizione di Zoart. Questa sera rinnoviamo un appuntamento ormai dal quinto anno che vi ospitiamo e presentiamo alla città la nuova stagione della Victoria Cross, a cui dedicherei subito un applauso. Arriva anche il volume. Allora, dicevo, non è la prima volta, anzi siamo arrivati alla quinta ed è, come dire, andiamo verso il decennale di questa squadra, anche perché l'anno prossimo si celebrerà appunto il decennale e da quanto era emerso da Gian Piero vorrebbero comunque celebrarlo qui con una gabbia dove esporre tutti i ricordi, ce ne sono tanti, ecco, e ripercorrere questi primi 10 anni della Victoria Cross. Ci sono diverse novità che poi vi illustrerà il presidente. La prima novità, se posso permettermi, è quella di un nuovo mister, ovvero Emiliano De Iuris. Altro applauso doveroso, perché stiamo parlando comunque di un calciatore di tutto rispetto che speriamo che dia una grossa mano a questa squadra. Io da tifoso, ecco, spero, ma sono certo che ci farà esultare diverse volte dagli spalti. Io per adesso lascio la parola al presidente Gian Piero Misci e poi ci saranno altri interventi. Grazie. Grazie Tommy. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, sto vedendo che c'è un bel po' di gente, Tommy, sì, sì. Quindi abbiamo raggiunto già un obiettivo. Sì, noi da quando siamo andati in seconda categoria abbiamo cominciato a fare la presentazione qua a Zoart. Com'è? Sì, è questo. Ok, va bene. E quindi quest'anno... Un po' più vicino, ok. Quindi da quando sono il quinto anno, ovvero da quando abbiamo fatto lo scalino dalla terza alla seconda, abbiamo cominciato a fare la presentazione qui. Allora sì, come hai detto tu, quest'anno ci sono grandi novità a partire dal mister, ma dopo affronteremo il discorso del mister. Però la cosa che ci tenevo di più a dire che quest'anno faremo 10 anni di Victoria Cross e questo per noi è una grandissima cosa, perché questo ce lo siamo inventati io e il mio amico Pasqualino Leonelli, due persone che mandano avanti una società, e lasciamo perdere terza, seconda, perché mandare avanti una società, chi è che gestisce le società sanno i sacrifici che si fanno, io e lui non siamo né imprenditori, però abbiamo una grande passione e ce la mettiamo tutta, e quando vediamo ragazzi che non avevano più voglia di giocare a calcio, che vengono ad allenarsi e giocare con noi, quella è già una vittoria per noi. Quindi questo è che ci dà l'input per andare avanti. Dici, ma come fate ad andare avanti? Vedendo questi ragazzi che si allenano è la cosa che ci inorgoglisce di più. Allora, quest'anno ci siamo regalati questo sogno, che è il nuovo mister, che è Emiliano De Iuris, che è ex giocatore di Serie A, ma a lui non gli interessa, perché quando gli nomino queste cose gli do fastidio, però lo dobbiamo dire perché la realtà, perché lui ha giocato ai tempi che giocavano certi giocatori che si chiamavano Roberto Baggio, Mancini, il calcio che per me era quello che contava, perché adesso se parliamo di un altro tipo di calcio. La cosa bella di Emiliano, Emiliano ha fatto l'osservatore per l'Atalanta, ha allenato le giovanili dell'Avellino, vabbè, il suo curriculum è abbastanza ampio, e che lui ha voluto a tutti i costi venire alla Victoria Cross, e questa è una cosa che ci inorgoglisce moltissimo, perché penso che lui poteva decidere qualsiasi cosa.
qualche ragazzo che allena, che si allena con la prima squadra, con l'Ortona Calcio, senza fare nome e senza niente, dice: ma Emiliano che ci fa a allenare la seconda categoria? Forse dovrebbe stare dall'altro lato dell'altra squadra. Però quello, lui è una persona umile e quindi noi siamo felicissimi che lui ha scelto noi e lo aiuteremo in tutto e per tutto per quest'annata, che secondo me ci possiamo tornare a divertire, perché l'anno scorso è stato un'annata un po' tostarella per tutti quanti, sia in campo che fuori. E abbiamo cominciato da 3 giorni ad allenarci e abbiamo visto già molto entusiasmo nei ragazzi, perché lui coinvolge parecchie persone, ragazzi che giocavano in categorie superiori appena hanno saputo che Emiliano De Iulis subito chiamato ha detto: noi non ci interessa né soldi né niente, noi siamo per Emiliano e veniamo da voi. Quindi si è creato un grandissimo entusiasmo in questa società e in questa squadra, quindi noi cercheremo di mettercela tutta, dopo il campo dirà se saremo bravi, però l'entusiasmo adesso c'è e quindi cavalcheremo quest'onda qua, ci stiamo allenando bene e abbiamo preso qualche ragazzo nuovo. Partiamo. Allora, Emiliano, la prima cosa che ha detto quest'anno appena ci siamo incontrati, ci ha detto: Presidente, dobbiamo partire dalla colonna vertebrale. E la colonna vertebrale è il portiere, che se l'è portato lui, è uno nuovo, che si chiama Enea Isai, che è parente, tra parentesi, degli Isai giocatore della Lazio. Poi abbiamo preso un difensore, Marco Grappasonno, ex, ha giocato con la Val di Sangro, ha sfiorato la C2, quindi giocatore di grande affidamento. Abbiamo confermato il centrocampista centrale, che è Raffaele D'Amelio, e il bomber centrale, Emanuele De Luca. Questa è la nostra colonna vertebrale. Però la colonna vertebrale deve essere comunque, ci devono essere gli altri giocatori, e qui ce ne sono tanti. Abbiamo preso Mazzarelli, l'altro, il ragazzo che ti dicevo che l'anno scorso ha giocato in prima categoria col Tollo, ma aveva giocato anche con l'Ortona, un altro ragazzo che ha cresciuto Emiliano, ma molti molti ragazzi dal 2000 in su, quindi ci sarà esperienza e un nugolo di ragazzini. E ci affidiamo a lui, che toccherà a lui plasmarli e vediamo dove riusciamo ad arrivare. Ottimo. Mourinho. E niente, quindi... Mo? Io, guarda, ti ricorderei dell'ingresso di Antonio come... Ah, ok, quello dopo ci volevo arrivare. Se no quindi... facciamo parlare il mister e qualche... Sì, Pasqualino, questi volevano... Sì, e quindi, vabbè, allora me l'hai detto, sì. E quindi annunciamo ufficialmente che da quest'anno... appunto per il decennale della squadra, ci vogliamo strutturare un po' meglio, abbiamo deciso di affidare l'ufficio stampa ad Antonio Di Carlo, giornalista del Messaggero, nonché ex giocatore della Victoria Cross, perché ha militato anche nella Victoria Cross, che questo lo dobbiamo dire. Antonio, se vuoi dire 2 parole, noi siamo ben contenti. Dai, 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 esci, dai, oh. Pronto. No, grazie Gian Piero, sono felicissimo innanzitutto di rimettermi questa maglietta addosso, perché come hai detto tu ho già avuto il piacere di giocare un anno con il Victoria Cross. E no, la mano che voglio dare, ecco, alla società è cercare di farla essere presente sui media, sui giornali, sia sulla carta e sul digitale, cosa che siamo già riusciti a fare con, per esempio, la notizia dell'acquisto del mister e di importanti riconferme, la firma del portiere, insomma farla essere presente sulla stampa anche in occasione di questo decennale, che è molto importante. Ricordiamo che questa società ha un collegamento perlomeno simbolico con il Canada, quindi vogliamo provare anche a
diciamo, a seguire questa strada da un punto di vista mediatico per cercare di farci conoscere anche un po' di più dai canadesi, ecco. Quindi magari faremo anche qualcosa magari nell'ambito delle ricorrenze varie che legano Ortona col Canada. Speriamo di riuscirci, ma penso di sì, perché ecco, la società ha questo messaggio molto... ha diversi messaggi importanti che porta con sé, come ha detto Gian Piero prima, anche il fatto di prendere ragazzi che magari non hanno più voglia di giocare e rimetterli in pista. C'è stato anche un, tra l'altro, la Vittoria Cross, non so se lo sapete, è stata anche oggi presente in un capitolo di un libro di un giornalista abruzzese, di un collega che ha voluto parlare proprio, Damiano, che tra l'altro è stato qua a presentare il libro, proprio perché appunto è una società che merita di essere seguita da questo punto di vista. Quindi questo è quello che vogliamo fare con Gian Piero. Grazie. Magari mi faccio qualche allenamento, però a giocare purtroppo non... Esatto, grazie. Grazie Antonio, io direi di passare sì la parola a Pasqualino. Pasqualino, fa finta di non sentire. Pasqualino, vieni Pasqua, vieni. Grazie. Metti di qua, per favore. A Domenica. Sa. Allora, buonasera a tutti, scusate la voce, se non mi sentite posso alzarla, ma non credo che... Basta che porti il Allora, a parte le chiacchiere, io non sono molto abituato a parlare, solo in queste occasioni approfitto perché mi sento a casa, quindi giustamente più vicino. Dopo è peggio per voi però le orecchie. Ah, boh. E quindi, capito, in queste occasioni, cioè, mi piace perché mi sento, cioè, questa è la mia seconda famiglia. Allora, sarò breve e conciso perché dopo il mister dovrà dire delle cose forse... anche forse più sensate delle mie. Io faccio soltanto una breve cronostoria di questa squadra, che come ha detto Gian Piero festeggia il decennale quest'anno. Allora, voi vabbè, siete quasi tutti ragazzi, qualcuno un po' più stagionato, però 10 anni di una matricola, cioè, lo rivolgo anche a lui questa domanda, perché tecnicamente è un mostro in tutto, oltre ad essere quello che è, però tecnicamente non sono ferrato. 10 anni di matricola, Presidente, vorrei chiedere come domanda. È già, secondo te, sì, giusto? Già, ok. 10 anni di matricola, raga, vuol dire che 10 anni una società è stata perfetta, non ha fatto così, perché qua le società dopo un anno, no, falliscono, quindi 10 anni è già per noi aver raggiunto un piccolo traguardo. La seconda cosa che volevo dire, nel calcio come nella vita bisogna essere anche grati alle persone che fanno. In questo caso volevo ringraziare le due persone in particolare, a parte tutto il resto. La prima è la persona la quale ci ha dato modo di iniziare questa nostra avventura, diciamo, perché senza di lui forse non ci saremmo stati qua. È stato il primo a credere in noi, a cui vi dico di rivolgere pure un applauso, perché quasi tutti lo conoscete, ed è Renato Romano. Vi facciamo un applauso, per favore, perché grazie a Renato Romano noi siamo nati, grazie a Renato Romano che ha creduto in me, già due eravamo e due siamo rimasti, abbiamo iniziato sta cosa, poi siamo rimasti noi e va bene. L'ultima cosa che volevo dire è questa società, se la vogliamo chiamare società, è anche, diciamo, dovrebbe essere pure un po' da lezione per tante grandi società, o meglio, come si ritengono, perché questa società è composta da due persone, che sono innanzitutto due amici da 40 anni, e soprattutto due persone che non è che... Qua abbiamo uno che ha 4 figli più uno aggiunto, 5 figli, e quindi, cioè, è un ex mister cardiopatico ormai clochard, quindi non è che teneva, non ci sta imprenditori. Quindi questi due poveretti, come dice la gente, come fate, riescono a portare avanti questa cosa per 10 anni, con l'amore, con la passione, col piccolo di tutti quanti, perché noi siamo simpatici a tutti e questo ci aiuta. Per quanto riguarda l'altra persona pure che voglio ringraziare, non voglio togliere niente a nessuno, però sono esempi che io faccio. È una persona che non voleva manco venire stasera, perché, cioè, sta sempre a lavorare, però io credo che i ringraziamenti vadano fatti alle persone che fanno, ai giocatori che fanno. Vabbè, prima ha parlato Gian Piero di Emanuele, che ci ha dato l'onore di restare con noi stanno per amicizia e tante altre cose. Però ci sono persone che fanno e non parlano, perché molte persone parlano e non fanno. Una di queste persone,
adesso la chiamerò e mi piacerebbe se venisse qua per dire solo due parole. È una persona che noi ci siamo rivolti quando il mister è voluto venire con noi, giustamente, dice: oh, io lo so che non siete nessuno, la benzina, almeno mo, si dice così, no, almeno la benzina, cioè cerchiamo di recuperare. E noi giustamente, non avendo nemmeno disponibilità, ci siamo appoggiati a varie persone, chi ci ha aiutato una maniera, chi ci ha aiutato un'altra. L'ultima persona dove siamo andati, inerenti proprio al mister, gli abbiamo detto tutti e due: va, teniamo il suo problema, è venuto il mister, noi non ce la facciamo, non sappiamo se possiamo essere riparati. Questa persona qui ci ha detto solo due cose, perché è abituata a lavorare e a non parlare, ok? Ci ha detto: ok, serve una mano per il mister, su me ci potete contare, io ci sto per voi, senza manco. Quindi questa persona io la voglio ringraziare a nome di tutti quanti quelli che fanno per noi. Però è una persona che, siccome è sempre stata lontana, cioè nel senso la conosciamo da poco, lo voglio fare a nome anche di Giampiero, perché lui mi ha autorizzato a fare pure questo, ringraziare pubblicamente, e si chiama Nicola Rega. Puoi venire, Nicola? Vieni, Nicola, vieni. Vieni un attimo, vieni. Ah, vabbè. Allora, questo ragazzo qui, senza, vieni qua, vieni. Senza manco che noi gli abbiamo detto niente, ha detto: Giampiero, Pasqualini, che vi ringrazio. Allora, noi, questo per dire che cosa? Che noi, se siamo ancora vivi, andremo avanti ancora tanto, è perché noi viviamo proprio della bontà di voi tutti quanti, della bontà di tutte le persone che ci conoscono, perché mo ci può. Il presidente è un grande, non a caso l'ho nominato io presidente, se no questo non avesse mai fatto, è un grandissimo. Io non sono San Francesco d'Assisi, però siamo due persone che bene o male nel calcio, a quanto pare, qualcosa di buono abbiamo fatto e continuiamo a fare, perché noi siamo del calcio di una volta, non il calcio dei soldi, il calcio di andare a prendere i ragazzi in mezzo alla strada, di ridare la voglia e la fiducia alle persone di rigiocare. E chiudo con questo, l'altro giorno ci siamo allenati col Canosa, che dovrebbe vincere il campionato in prima categoria, mi sono girato intorno, 5 giocatori di quel Canosa che dovrebbero vincere la prima categoria sono stati tutti con noi, li abbiamo ripresi che non giocavano. Per noi sono soddisfazioni, perché lo dico anche per voi giovani, per i ragazzi che stanno con noi, questo non è un punto d'arrivo, sta scuola è un punto di partenza pure per voi, per farvi vedere, per migliorare e per andare a prendere giustamente i meriti dove meritereste, d'accordo? Vi ringrazio, sono sicuro che faremo un grande campionato, e un grazie anche al grande mister, grazie Emiliano, grazie a tutti. Buonasera a tutti, non sono uno di tante parole al microfono, anzi sono abbastanza... Ah, ok, infatti non sono pratico. No, vabbè, tranquillo. Allora, conosco Pasqualino e Giampiero da una vita, abbiamo mosso i primi passi insieme nel calcio, nell'Ortona Calcio, e niente, nel momento in cui mi hanno chiesto un aiuto sono stato ben felice di dargli una mano, appunto perché conosco gran parte di questi ragazzi dal 2000 in su, e tutti i ragazzi che facevano parte dell'Ortona Calcio settore giovanile con il mister Emiliano, e quindi nel momento in cui mi hanno chiesto una mano sono stato ben felice di aiutarli, e niente, quindi spero che quest'anno nel decennale di divertirci e di portare dei risultati e toglierci delle grandi soddisfazioni, perché questi due ragazzi se lo meritano. Grazie Nick. Soprattutto chi si è venuto. Emi, è il momento tuo. Sì. La mezz'ora finale è tua, vai. Ci sei? Hai salutato tutti i ragazzi? Cioè, il mister dove si mette? Tu mo te ne sei andato? Ah, ok. Emi, allora, dove si mette? Si mette qua lui? Okay. Vai. Ecco Emiliano. Buonasera a tutti. Bumba. Allora, innanzitutto vi ringrazio perché ho avuto la possibilità e l'onore di far parte di questo gruppo, e ringrazio Giampiero e Pasqualino che
mi hanno scelto perché ho ritrovato tanti ragazzi che nel 2016, dal 2013 al 2016 ho cresciuto e li ho ritrovati più alti di me, Benji votante, comunque. E io mi sento di dire, io non ho mai dato le cose per scontato, però la maglietta che porto la voglio onorare fino alla fine, perché affinché questa società diventi la prima squadra di Ortona, ovviamente, perché non sto qua per perdere tempo, perché i soldi non fanno la felicità, non fanno le squadre, ci vuole amore e entusiasmo in tutte le cose che si fanno. Quindi io ho sposato un progetto in 2 o 3 anni affinché questa società diventi la prima squadra di Ortona, ovviamente. Quindi detto questo, mi sono sempre preso le responsabilità di tutto quello che dico, di tutto quello che ho detto, ci ho sempre messo la faccia. I miei trascorsi non valgono niente, per non dire come sono abituato a parlare, perché poi sono divento volgare. Ringrazio tutti che siete presenti, ma soprattutto mi sento di ringraziare un ragazzo che l'ho chiamato, mi si è messo a disposizione e lo ringrazio, e vorrei che venisse qua a dire 2 parole, che è il mio centravanti. Grazie mister, che dirti, grazie. Le tue parole mi fanno sentire importante e spero di poterti dare una grossa mano quest'anno, va bene? Però sono sincero, quest'anno non ero ripartito con l'entusiasmo dell'anno scorso, io sono sincero. Poi riflettendoci, sai, la voglia, la passione, l'amicizia che ho per Giampiero Pasqualino, così come tutti gli altri miei compagni, e mi ha riportato qui. Poi anche tu mister ci hai messo del tuo, naturalmente, a farmi restare. Come hai detto tu, il passato è passato, l'anno scorso è stata una bellissima annata per me, per tanti motivi, perché comunque ho fatto 33 gol e i gol non si fanno così a caso, si fanno anche perché c'è stata una squadra che comunque mi ha supportato e durante le partite mi ha sempre sostenuto, sono sincero. Anche se in alcuni momenti siamo stati in difficoltà, sinceramente non mi aspettavo che arrivassimo a fare i play-out, però alla fine devo dire è stata anche una cosa molto molto bella, perché salvarsi così e magari con un obiettivo non prefissato, però alla fine è stato motivo di orgoglio per me e penso anche per i miei compagni, anche se qualcuno quest'anno non verrà, io comunque sono felice che dell'anno scorso, quindi li ringrazio comunque. E niente, che dire, speriamo bene, io sono scaramantico, tra virgolette, cioè, l'anno scorso è passato, oramai si guarda avanti, poi i campionati vanno giocati, le partite vanno giocate, le squadre che andremo ad incontrare sicuramente saranno attrezzate, magari anche più di noi, però voglio essere fiducioso e quindi ho deciso di ridare fiducia alla società. E si riparte a posto così. Grazie a tutti e un in bocca al lupo a tutti. Ecco, io ringrazio il mio bomber e ridò la linea a chi di competenza. Intervengo io, scusate, scusa Presidente, buonasera Presidente, onorevoli colleghi. Dobbiamo fare una cosa. Venite, allora prendete qui. Giada, puoi venire un attimo, ti puoi alzare almeno? Allora, questa ragazza, questa bella ragazza è la compagna del nostro mister, facciamo un applauso. Allora, un pensierino, Giada, questo è un pensierino che ti facciamo con tutta la cosa, se lo fanno loro. Allora, è una candela che io mi auguro che rappresenti il vostro amore, che non si spenga mai, che ecco il pensiero che cosa intendeva, va bene? Se vi date un bacetto mi piacerebbe. Bravi, grandi, va bene, a posto, già per te pure, a posto. Allora aspetta, mi sa che è Tori, dove è? Chiama Torino, scusate, mangia un pezzo da 90, non
Dopo facciamo i giocatori, parola al nostro grande Torino. Grande. Buonasera a tutti. Le catene, dove stanno le catene? Tengo la cassaforta, se non se non mi frega. Quest'anno abbiamo preso il numero uno di allenatore del mondo, il numero uno da avere. Con Lautaro il bomber, stanno vincendo la campionata, sentite a me. E sempre forza vittoria grossa! Giusto parole! Sempre! Sempre Inter burro! Grande Marotta! Va bene. Ma li presentiamo tutti quanti. Dai, presentiamo i giocatori, dai, venite qua. Dai! Roni, dai, cominciate a venire qua tutti quanti, dai. Scusate, ci sono dimenticati, una mia dimenticanza. Oh, scusa, qui, e tu diventi, raga, scusate, una mia dimenticanza. Allora, una persona che è importante, è stata importante, poi ha avuto dei problemi, ma è tornata importante, sta con noi, ed è il grande Bruno Cocchino. Grande Bruno! Vieni Bruno, vieni! Vieni Bruno, vieni! Grande Bruno! Bruno, perdonami Bruno, scusi. Ti ho visto nero, non ti ho visto. Piano che sto ancora. Saluti Bruno! Vai, vai, Bruno! Vai Bruno, vai Bruno, vai! Allora, buonasera a tutti. Complimenti a tutti quelli che sono presenti. Questa sera mi sono sentito d'obbligo di venire. È la prima sera che esco quest'estate. Vorrei dire, spero di rientrare in squadra appena possibile a fare magazziniero. Non in campo, Non in campo, no. Con magazziniere o dirigente. Dagli una mano più possibile. Vi auguro una grande avventura e forza vittoria grossa. No. Bravo, ok. E Tori, dai Bruno, vieni. Allora il giocatore, allora Ronald, vai, partiamo, vieni, dai, a seguire, dai Giacomino, dai, presentatevi, dai. Ah boh, nome e cognome, così, ma mica li vuoi tutti insieme, uno alla volta, dai. Vabbè, mi presento, sono Giacomo Cantelmi, sono esterno, uno dei più giovani della squadra e spero di fare molto bene, abbiamo iniziato la preparazione al migliore dei modi e quindi speriamo di continuare su questa scia. Bravo, grande Giacomo. Dai Giuseppe, dai. Grande Giuseppe, vai. Giuseppe. Buonasera, sono Sascha Pagaccio. Faccio il terzino / esterno di sfondamento, quest'anno vi farò sognare e vinceremo il campionato. Bravo Sascha, vai, oh, Boots. Roberto! Dai ragazzi, vai Mazza, grande. Questo è il nuovo acquisto, Giuseppe Mazzarelli, che ha cresciuto Emiliano. Mazzarelli Giuseppe, terzino, esterno, vabbè il mister mi conosce molto bene, quindi vedrà lui dove mettermi. Sono molto felice di questa nuova sfida e speriamo di finire bene e farla al meglio. Bravo Giuseppe. Vai, Mari, chi ci stai? Cioè, io ti chiamessi pure a te Mari, però va bene, dai, dopo non ti danno il placet, non ti fanno io checchio. Buzze, vieni qua. Vieni Roby. Vai, Buzz. Grande Buzz. Sta vestito di bianco, vestito di bianco, vai. Ecco Buzzelli che dall'anno scorso è con noi. Vai Roby. Salve a tutti, ci tenevo a precisare che io non conosco il mister, ma sono molto orgoglioso di essere allenato da lui quest'anno. Mi auguro che facciamo tutti bene. Bravo Roby. Chi ci sta? Enea, dove sta Enea? Enea? Sei da Busca Enea. Enea? Roni, tu sei venuto, Roni? Che cosa sei venuto? Vieni qua, Roni. Vai, vieni qua, vai, dai. Chiama Ronald nel frattempo, si riscalda Ronald. Grande Enea. Isai, un cognome pesante. Grande Enea.
Buonasera a tutti, io sono Enea, il portiere, e spero di fare il meglio possibile quest'anno. Ringrazio tanto il mister che mi ha portato fino a qui e la società. E non prometto niente, però spero sempre di andare su quel punto di vincere quel campionato. Bravo Enea! Grazie. Roni. Niente forza aiuta. Ci sta là. Sono l'ultimo. Rega, Ciccio Rega. Sono Ronald, ruolo difensore centrale. Sono contento che è ritornato ad allenare il mio mister Emiliano De Iulis, che già negli anni passati mi ha allenato nei giovanili dell'Ortona Calcio. Grazie. Ciccio. Ciccio. Dove stai Ciccio? Scappato. Tommy, arriviamo alle conclusioni, se vuoi. Simone, dove stai? E dove sta? Se nasco, ma mica siamo a scuola, Gaia, diglielo. Cioè, niente interrogazione. Vai, Simone. Ecco Simone, bravo Simone, grande. Ragazzo che non ama i tatuaggi e quindi... Vai. Ciao a tutti, sono Simone Vitellone e sono convinto che quest'anno, sotto comando di Emiliano De Iulis, facciamo molto bene. Grande Simone, bravo, poche parole. Soprattutto grande Tagata, grande Simone. Tommy. Gioppia, che dire? Che dire, vogliamo arrivare verso le... Allora, volevo dire pure che il girone quest'anno sarà un girone... L'anno scorso abbiamo fatto il giro delle province, tutte e quattro le province. Quest'anno ci hanno messo un girone di Chieti, solo la provincia di Chieti però, che arriva fino a Gissi, Celenza sul Trigno. È un girone tosto, sarà impegnativo, però credo che possiamo fare meglio... Meglio dell'anno scorso come girone, meglio lì che non qui. E quindi niente, chiudiamo. Posso chiudere io con... Come no? Vai. Parola rivolta a voi. Eh certo, ci mancherebbe. No, allora noi vi ringraziamo perché appunto da diverso tempo scegliete questo spazio per presentare la squadra alla città. Ci impegniamo sin da adesso affinché per il decennale, insomma, confermerete di celebrarlo qui con noi, al di là della presentazione della squadra, ma ho percepito un certo entusiasmo, quindi sai bene che da tifoso non vedo l'ora di salire sugli spalti, vederli giocare ed esultare per voi. Io chiudo sempre così, viva Victoria Cross, viva Zoart! Va bene.